Al centro residenziale per anziani Don Paolo Tonucci di Fano è stata allestita la stanza magica dedicata agli ospiti della residenza protetta ma anche della casa albergo. Siamo con Maria Caserta, coordinatrice della struttura. Che cosa troviamo all'interno di questa stanza? Iniziamo proprio un nuovo percorso, un percorso multisensoriale a favore degli ospiti del centro, sia di casa albergo, quindi parliamo di persone completamente autosufficienti, e rivolto agli ospiti della residenza protetta, che sono anziani non autonomi. Questo progetto è orientato al benessere e alla stimolazione dei cinque sensi per generare benessere e stimolare le risorse cognitive degli ospiti affetti da demenza o da patologie neurodegenerative. Per gli ospiti della residenza protetta abbiamo creato un carrello mobile, il quale è stato allestito con tutti i materiali volti al rilassamento e al benessere. Sarà questo uno strumento anche per gli operatori, per migliorare la qualità delle prestazioni durante il prendersi cura degli anziani. La struttura, di proprietà comunale, ha avuto un finanziamento dal Comune di Fano di 7.000 euro per la realizzazione di questa stanza. Questo è un segno di attenzione, perché davvero insieme agli operatori e alle operatrici della cooperativa che gestisce la Cosmark, che gestisce questa struttura, e in collaborazione con massima professionalità e dedizione anche delle nostre assistenti sociali, in un'ottica anche di integrazione sociosanitaria, si cerca di offrire ogni giorno le migliori cure e le migliori condizioni di vita degli ospiti di questa struttura. In questo caso abbiamo messo a disposizione, sostenuta dal Comune, quindi finanziata dal Comune, ma su proposta del gestore della struttura, una stanza che, stimolando i cinque sensi, cerca di potenziare o di mantenere le abilità funzionali. Quindi è un segno davvero concreto di attenzione non solo dell'amministrazione comunale, ma di tutta la comunità nei confronti sia degli ospiti e poi anche dei familiari, che chiaramente ci tengono a che i loro anziani siano curati, assistiti, quindi sia loro dedicata la massima attenzione.